Cosa? Ho davanti, non riesco più a parlare. Dimmi cosa ti piace, non riesco a capire dove vorresti andare. Vuoi andare a dormire? Quanti capelli che hai, non si riesce a contare. Sposta la bottiglia e lasciami guardare. Se di tanti capelli ci si può fidare. Conosco un posto nel mio cuore dove tira sempre il vento. Per i tuoi pochi anni e per i miei che sono 100, non c'è niente da capire, basta sedersi ed ascoltare. Perché la tua benignità non pur soccorre a chi domanda, ma molte fiate liberamente al dimandar precorre. In te misericordia, in te bontate, in te magnificenza, in te s'aduna quantunque in creature di montate or questi, che dall'infima lacuna nell'universo infin qui avvedute le vite spiritali ad una. Perché ti piace Dante? Perché ho fatto lo spettacolo ad Arezzo. Io ho abitato ad Arezzo, però sono di Teora, mi sono trasferita a Teora e con i miei genitori. E Alessia, ti piace venire qui il giorno? Sì. Molto? Sì. All'inizio non mi piaceva, però ora mi piace, perché sto con gli amici, Davide, che mi vuole bene, che mi vogliono bene, Costantino, Napolillo, Carmine Formato, Roberto Masini, Fabrizio. Da dove vieni? Lioni. Quanti anni hai? Quasi 33. E al grembiule perché hai appena cucinato? Sì. Vengo da Lioni, provincia di Avellino. Antonio, ma a te piacerebbe lavorare? Sì, ma non sempre. Ma che cosa ti piacerebbe fare? Andare in giro con gli amici, mettere i manifesti. Questo è il mio lavoro che devo fare. Quando non vieni qui al centro già, da Lioni, che cosa fai? E in giro, vado a giochi, vedo il programma. Hai tanti amici? Sì, tanti amici e tanti che mi vogliono bene. Sto facendo il corso del legno. E tu hai 31 anni? Sì, 31. E qual è il tuo paese? Conza la Campagna, provincia di Avellino. Quindi tu due giorni a settimana vieni qui al centro Giada e ti piace venire? Sì, piace venire. Altrimenti a Conza che cosa fai? Niente. Quindi i tuoi amici sono tutti qui? Sì, ma sono qua, i miei amici. E la cioccolata dov'è? Antonio, quanti anni hai? Tu sei il più piccolo del gruppo? Sono il secondo figlio, Carifano. E quanti anni hai? 24. Antonio, qui ti piace venire al centro Giada? Ci sono i tuoi amici? Si comportano bene con te? Lo faccio solo perché è da vigliacchi stare in casa senza far niente. E inoltre io sono il figlio del presidente dell'associazione Giada. Ti sei raccomandato? Beh, sì. E qual è il tuo migliore amico qui dentro? Beh, quel testone di Antonio Napolillo. Quindi sei tu? No, sei tu l'amico che we'll be right back.
faccio parte di questo centro da circa 6 anni, praticamente da quando ho aperto, e praticamente qui ho investito un pezzo del mio cuore, perché è nato con me insieme all'altra operatrice Valentina e ad altri volontari e operatori socio-assistenziali ed educatori. Una casa immersa nel verde è una casa di proprietà del comune di Rocca San Felice, che però voi avete in qualche modo adeguato rispetto alle esigenze dei ragazzi. Esattamente. Si tratta di il centro ZAD, è un centro di integrazione per ragazzi diversamente abili proveniente da tutto il territorio altoirpino che hanno concluso il percorso formativo. Si tratta di un centro di integrazione, non di assistenza, e infatti i ragazzi attraverso varie attività quali un laboratorio di ceramica, un orto biologico, attività ricreative di riciclo di materiali, si autofinanziano, quindi cooperano per uno scopo comune volto proprio all'autosostentamento della struttura. Quanti ragazzi ci sono? Abbiamo 10 ragazzi in questo momento e sono tutti maschietti, di età compresa tra i 18 e i 40 anni. Io ci vengo volentieri, nel senso che la mattina mi alzo con la voglia di venire, perché loro te la fanno proprio venire. Come potete vedere, sono dei ragazzi sensibilissimi, sono dei ragazzi con tanta voglia di fare, con il sorriso stampato sulle labbra, e sono contenta nel momento in cui noi andiamo a vendere le cose, i prodotti che loro realizzano. È arrivato in questo momento il nostro ragazzo. Come ti chiami? Fabrizio Caruso, abita Caposelle. Da Caposelle vieni qua, sei felice di venire qui ogni mattina? Sì. Quali sono i tuoi amici? Come si chiama? Antonio? Antonio Califano, Antonio Avolino, Camilo Fombato, Roberto Mazzini e Davide. Alessio. Sono i tuoi migliori amici? Sì, amici. E basta. Va bene così? Sì. Sono un po' timidi all'inizio, però poi si aprono molto facilmente.